Tra poco andremo a sentire in diretta la collega Anna Di Giorgio, perché si è appena conclusa la cerimonia di premiazione del premio Borsellino, 30ª edizione di questa importante manifestazione che mette al centro e in primissimo piano la cultura della legalità. La cerimonia di premiazione è stata appunto trasmessa da Rete 8, tra i vincitori c'è anche il direttore di Rete 8, Carmine Perantuono, nella sezione giornalismo, la sezione che premiato anche Marcelle Padovani, che è un'altra giornalista impegnata nella lotta contro la mafia, in particolare lo vedremo nel servizio tra poco e nella intervista che ha realizzato Anna Di Giorgio. Ma per tutte le altre novità e anche per sapere più in generale come è andata la mattinata nella cerimonia di premiazione, ascoltiamo in diretta Anna Di Giorgio. Ciao Anna. Sì Marina, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori del TG8. Si è da poco conclusa al Teatro Flaiano di Pescara la 30ª edizione del premio Borsellino, organizzato come ogni anno dall'associazione Falcone e Borsellino in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati per l'Abruzzo e da quest'anno anche in collaborazione con Legambiente. Una cerimonia di premiazione che si è svolta come di consueto alla presenza di tantissimi studenti, perché è proprio a loro che è diretto questo messaggio della lotta alle mafie in favore della legalità. Tanti sono stati i premiati di questo premio, che lo ricordiamo è stato istituito il 2 dicembre del 1992 dal magistrato Antonino Caponnetto. Il premio è stato seguito in diretta anche dalla nostra emittente su Rete 8 appunto, e con la telecamera di Andrea Berardinelli. Adesso vorremmo anche raccontarvi alcune delle voci di questa giornata, di questa mattinata speciale. Dunque andiamo subito ad ascoltare il presidente del premio Luigi Savina e una dei premiati di questa edizione, la giornalista Marcelle Padovani, giornalista e autrice del libro Cose di Cosa Nostra, appunto scritto proprio con Giovanni Falcone. Sentiamo. Luigi Savina, presidente del premio Borsellino e già vice capo vicario della Polizia di Stato, come si può raccontare l'impegno per la legalità ai tanti ragazzi che ogni anno presenziano questo premio? Si può raccontare facendo intervenire persone che ricevono questo premio, che per il loro percorso professionale, magistrati, investigatori, giornalisti, docenti, hanno fatto della loro vita un impegno per la legalità. La speranza di questi e l'augurio, ma anche un minimo di certezza, che questi messaggi che i ragazzi hanno sentito, che provengono da più parti, da persone che fanno lavori diversi sulla legalità, possono suscitare in loro la curiosità, la voglia di parlarne fra di loro. Come ho detto alla fine del mio breve intervento, il essere testimone della legalità, non c'è miglior veicolo sulla legalità che un ragazzo che ne parla e ne convinca altri ragazzi. Marcelle Padovani, giornalista e autrice del libro Cose di Cosa Nostra. Oggi come si può parlare di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino alle nuove generazioni? Si può raccontare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino soprattutto non come degli eroi, perché un eroe è qualcosa che è al di fuori della nostra sfera, della nostra realtà, dei nostri pensieri. Loro non volevano essere degli eroi, ma dei servitori dello Stato, e lo sono stati, servitori dello Stato, molto efficaci l'uno e l'altro, molto assieme, lavoravano molto assieme. E essendo degli esempi, sono delle persone che ti invitano a impegnarti, a essere serio e a difendere la legalità da ogni punto di vista. Io credo che la loro lezione si rivolge non solo alla magistratura, alle forze dell'ordine, ma si rivolge ai cittadini, sia a te seri e sia a te impegnati. Queste dunque alcune delle testimonianze, ma tra i premiati di questa 30ª edizione c'è stato anche Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, che ha ritirato appunto il premio nella sezione legalità. Melillo ha parlato dello sforzo necessario, del dovere della memoria che porta con sé anche il dovere di continuare a cercare la verità e la giustizia. Per la sezione del giornalismo c'è stato anche un premio attribuito al direttore di Rete 8, giornalista e collega appunto
Carmine Perantuono. Possiamo ascoltare un momento di questa intervista che abbiamo estrapolato anche proprio dalla nostra diretta. Marina, se sei d'accordo quindi con le parole del nostro direttore Carmine Perantuono, poi la linea può tornare allo studio. Io leggo questo riconoscimento in una duplice chiave. Intanto noi siamo giornalisti e lo dico a nome della nostra proprietà, della nostra redazione che è onorata di questo straordinario premio. Siamo giornalisti e quindi facciamo il nostro dovere, il nostro mestiere, lo facciamo in una regione in cui non ci sono tante fonti di informazione, quindi avvertiamo ancora di più questa responsabilità, la responsabilità di essere nelle strade, al servizio dei cittadini che soffrono, che hanno qualcosa da denunciare, che hanno anche dei soprusi da denunciare. E anche a noi è capitato, abbiamo ricevuto delle minacce, noi abbiamo sempre reagito facendo il nostro mestiere, dando le notizie, dando anche conto dell'azione meritoria delle forze dell'ordine sul nostro territorio, che grazie a loro è veramente uno dei più sicuri d'Italia. Nonostante le infiltrazioni, noi facciamo semplicemente lo sforzo di raccontare, lo facciamo perché siamo ispirati dalla Costituzione italiana, da quel meraviglioso articolo 21 che dice: siamo liberi noi e difendiamo la nostra libertà di raccontare. Lo facciamo anche per esempio reagendo alle troppe, che iniziano anche in questa regione a dilagare, querele temerarie nei confronti dei giornalisti che vengono dai veri indagati, che vengono da coloro che commettono le cose che noi raccontiamo, ma noi non ci pieghiamo. Per noi il premio Borsellino è una parte integrante anche del nostro sforzo di essere presenti sul territorio. Aiutiamo a veicolare questi messaggi e questi personaggi in tutta la regione. Lo abbiamo fatto ieri sera raccontando le storie di Pinuccio Fazio, di Angelo Pellegrini, ma lo facciamo quotidianamente appunto sostenendo la vostra attività. E io penso che questo sia una gratificazione in più per chi fa il giornalista, avere anche un'utilità che va al di fuori del proprio mestiere. Due cose: antenne dritte, sono le antenne che voi dovete avere come sentinelle della legalità, è stato detto, perché va percepito qualche segnale. E poi le antenne dritte le teniamo noi, perché dobbiamo diffondere, disseminare il territorio dei vostri messaggi, e schiena dritta, che è quella che i giornalisti sempre hanno. Grazie direttore.